Benvenuti in un nuovo video. Oggi sì, cambio di location. Da come detto al titolo, oggi faremo l'unboxing di Allsupment. Ve l'avevo un po' già accennato nei vecchi video e ho fatto veramente un mega ordine con le novità, quindi aspettatevi tantissimi video assaggi e tantissime ricette. Allora, io inizierei subito. Vabbè, sapete che su Allsupment avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010, ma non mi voglio dilungare in chiacchiere perché, raga, il pacco è sommerso di prodotti. Allora, io pesco un po' random. Ho acquistato il protein pancake perché spesso mi chiedete: Giulia, hai mai provato questo tipo di preparato per pancake? Giulia, ma mi consigli un preparato per i pancake? Quindi, raga, ho deciso di prendere la novità che sono questi qui della Daily Life. Sì, raga, pensavo che si era sbottonato un bottone. Della Daily Life, eccoli qui, ho. Gusto, sono i protein pancake gusto vaniglia. Sono 500 grammi, eccole qua, infatti dice 10 all'incirca con 500 misurini, potete, con 500 grammi potete fare 10 misurini, 10 porzioni, vabbè, vediamo un po', ma comunque 500 grammi non è tantissimo, però vediamo un po', lo testiamo un po', sì, sicuramente in qualche video assaggio, e ho preso sia la versione vaniglia che ovviamente la versione cioccolato. Eccoli qui, oh. All'interno si c'è anche il misurino perché si sente, quindi due confezioni con due gusti diversi. Poi ho preso lei che sta spopolando sul web, che è la Governance Gusto Pistacchio. Ovviamente gli dedicherò proprio un video solo a lei, solo per lei, perché raga, sinceramente io sono un po' scettica, ma vediamo un po'. Dicono che supera anche la Choco Relax, che sapete che la Choco Relax è la regina del pistacchio per me e non solo per me, quindi vediamo un po'. So che sono usciti anche altri gusti, ma su Allsupment ancora non sono disponibili e mi ispirano tantissimo, ovviamente quelle al cioccolato bianco. Ma quando mai, Giulia? Allora, poi andiamo avanti. Ho preso questo qui della It's Pro ed è un cornetto naturale. Io l'ho preso perché ho anche quello lì al cioccolato, quindi anche per questo aspettatevi un video. Eccolo qua. Poi ho preso questo qui che è un'altra novità, protein brownie, gusto questo qua, però è gusto cioccolato e peanut butter. C'è anche la versione solo cioccolato che ovviamente già ho preso nello scorso video ed è il marchio Mutant. Poi ho preso questi due che sono rimasta un po', diciamo, delusa dalla confezione perché dal sito sembravano tutti bellini, non lo so, e poi sono arrivati loro. Vabbè, sono della, c'è lo stick sopra, Granelli, sì, penso di sì, Granelli. Allora, uno è, sono dei stick, uno è al cioccolato normale e uno al cioccolato bianco, sono 20 grammi, no. Non lo so, raga, sto dicendo una stronzata perché non c'è scritto niente. Comunque sono queste confezioni qui, che sembrano un po' io lo hacker, se non sbaglio sì, io adesso non ricordo. Comunque ovviamente li proveremo insieme. Poi ho preso queste altre due barrette Energy Cake. Questo, Madonna, ma perché non scrivono i gusti sopra? Non ricordo, raga. Allora, questo è cioccolato e questo è biscotto. Vabbè, raga, comunque sono questi qui, oh. Ovviamente poi nel video ve ne parlerò più nel dettaglio, perché adesso non mi ricordo. Poi ho preso questi qui della San Martino, gustati la vita. Mamma mia, che slogan! Miscela per torte e biscotti senza zuccheri aggiunti. Non so io quello che farò, ma ecco qui il preparato. Qui dice di fare, all'interno trovi il ricettario per realizzare torta margherita, crostata morbida, apple pie, rose del deserto, torta di carote, frollini, torta cacao e pera, torta gardena e torta allo yogurt. Ovviamente io penso di fare le rose del deserto e la crostata morbida. Poi ovviamente dietro vi spiega proprio la modalità di preparazione, ma raga, appena l'ho visto ho detto no, lo devo prendere perché ci devo fare un po' di video ricette.
Poi se mi ispira mal che va, proviamo a fare ogni video, una volta una crostata, una volta le rose del deserto, poi vabbè, ovviamente ne prenderò anche altri per farle tutte le altre. Quindi mi raccomando, fatemi sapere giù nell'info box. E ovviamente non poteva prendere anche lui, mai fatto. Vedo che molti lo fanno, ma io sinceramente proprio non l'ho mai fatto. Ed è della San Martino sempre, gustati la vita, salame al cioccolato. Ed è sempre un preparato. Boh, raga, sinceramente non lo so. Non lo so, mi ispira un botto però. Vediamo, secondo me queste cose sono sfiziose. Bello, mi piace, mi piace, mi piace. Poi ho preso un po' di pancake. Anche per questo da farvi il video perché ne ho anche altri due. Ho preso blueberry, sono morbidissimi, mi ispirano. Gusto caramel. Sono questi qui, protein pancake della Nano. E poi quest'altro che è una novità, è un pancake a cookies and cream. Mi ispira tantissimo. Poi ho preso anche queste due prima di arrivare a una valangata di barrette nuove. Ho preso queste qui sempre della San Martino, gustati la vita. Ora Choc sarebbe una cioccolata, è un preparato per una cioccolata densa senza zuccheri aggiunti, anche nel microonde, vabbè, si addensa subito. Ovviamente anche questa la prepariamo insieme, la proviamo insieme, però è uscita anche un'altra. Questa è proprio concorrenza della Fabbri 1905, vabbè, una cioccolata zero. 0% zuccheri aggiunti, fonte di fibra, gluten free, con estratto di stevia. Qui ci sono 5 bustine, se non sbaglio, e qui 4. Quindi, raga, io non vedo l'ora di provarla e poi ovviamente vediamo tutto nel dettaglio. Adoro. Ovviamente le proveremo insieme. Vi sto dicendo già i video che usciranno, bene, ma da questo video si può intuire già. Ho preso, raga, un botto di barrette. Le aspettavo da un sacco di tempo, infatti appena sono uscita ho detto no, vabbè, devo prenderle subito. Allora, questo qui è della Nyx. No, raga, c'ha questa cosa strana. Vabbè, è questo il marchio, ma sicuramente io l'avrò sbagliato a pronunciare. Questo, se non sbaglio, è un waffle. Sì, è un wafer. Poi questa qui è sempre lo stesso marchio, tipo tavoletta di cioccolato, dark chocolate. Poi quest'altra, soft toffee, malgusto, vabbè, comunque questa qui ho. Poi ho preso sempre lo stesso marchio, protein caramel. Tutte, raga, le ho prese. Questa qui, protein, nougat, crisp. Vabbè, questa ovviamente vedrò bene dal sito. Ovviamente cocco. Poi, madonna, mi sono belle le confezioni. Protein, peanut. Poi peanut. Questa proprio di rilievo. Infatti vedete, questa è con la frutta. Cioè tipo con la frutta secca, mandorle, queste cose qua. Milk chocolate, ovviamente ora ve le faccio vedere molto velocemente. Oh, questo si è rotto. Milk chocolate, questo qua è il cioccolato. Poi brownie, protein brownie. Quest'altra qui, dark chocolate, sempre con la frutta secca. Sfiziose queste barrettine. E abbiamo finito con le barrettine. E adesso c'è una valangata di Bolero. Le faccio vedere giusto velocemente. Bolero, tè al limone, raga, a me piacciono i gusti, i gusti fruttati tipo limone, arancia rossa, questi gusti qua principalmente. Exotic, questo qui è pompelmo, questo qui sport, orange flower, poi uva, multivitaminico. Sì, ho fatto una bella scorta di Bolero. Perché ultimo si avvicina comunque l'estate, ragazzi, se avete, tipo che non riuscite a bere tanto, a stento bevete 1 litro d'acqua al giorno, vi consiglio di acquistarli, costano veramente poco, ma vi salveranno la vita. Molto spesso mi chiedete, Giulia, ma contengono calorie? No, raga, non contengono calorie. Poi limone, questo è frutto della passione, questa qui, lemon tonic. Questo è nuovo, questo gusto.
Poi sempre quello lì, sport ad arancia, tè al limone, multivitaminico, lemon tonic, mojito, che è di mia sorella, io lo so, esotico, papaya, è buonissima raga, papaya, lemon tonic, invasa da Bolero, veramente. Sì, ne ho preso un bel po', ne ho approfittato. Poi c'è il limone, frutto della passione, papaya, limone, multivitaminico, frutto della passione, lemon tonic, frutto della passione, limone, arancia, quello lì sport, e infine un altro limone. Ok, raga, l'ordine è terminato, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Aspettatevi veramente tantissimi contenuti diversi sul canale. Ma raga, io non vedo l'ora di preparare i preparati, quindi non vedo l'ora di preparare i preparati. Scioglilingua, mi ispirano troppo. E quindi niente, raga, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un pollice in su e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!